Appassionati di calcio a 5, bentrovati. Dunque, ultimo atto della nostra lunga stagione in compagnia di Mondo Futsal del calcio a 5 con Tiziana Pittola a mio fianco. Bentrovata Buonasera, Tiziana. buonasera. Un lungo viaggio, un lungo percorso iniziato lo scorso autunno alla scoperta dei vari campionati dalla Serie 2 giù discendendo. Abbiamo analizzato passo dopo passo quella che è stata l'annata delle varie formazioni con occhio di riguardo ovviamente per quelle della provincia pontina. Questa sera andremo un po' a tirare le somme, anche perché ci attende l'appuntamento del Mondo Futsal Day, per il quale vi terremo aggiornati attraverso i nostri canali, non solo gli spazi informativi su SN48, ma anche, cara Mondo, Tiziana. mondofutsal.net e youtube.com/mondofutsaltv. Cara Tiziana, per tirare le somme, per fare un po' Sì. un bilancio di quello che è stato e quello che sarà negli ultimi scampoli di partite che restano in questa stagione, siamo in compagnia dell'esperto. Eh sì, abbiamo deciso di avere lui, che è il nostro tuttologo, il nostro opinionista, il nostro inviato speciale, il signor Daniele Porcelli. Buonasera a tutti e bentrovati. Bene, caro Daniele, è pronto a fornirci tutte le informazioni su quelle che saranno le ultime sfide di questa stagione. Andiamo però con ordine. Per fare il punto della situazione ci avvaliamo degli amici della redazione del Sud Pontino, in particolare di Carmine Napolitano, che ha tirato le somme a tal proposito proprio sui campionati di Serie C1 e Serie C2. Ascoltiamo Carmine. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Mondo Futsal Sud Pontino. Oggi menù come al solito ricco, visto che questa è anche l'ultima puntata e ci sono stati verdetti nelle varie categorie, anche se per la verità, partendo dalla C1, vedremo come il campionato è già finito e la Virtus Fondi sta già programmando la prossima stagione. Partiamo proprio dai rossoblù di Mister Gianni Napoli, la società del presidente Vincenzo Ginepro che sta preparando il prossimo futuro. Ancora non si sa se proseguirà Mister Gianni Napoli nella guida tecnica della squadra dopo due campionati storici, uno ottenendo la promozione dalla C2 alla C1 e l'altro con una storica salvezza. Forse quest'anno anche per problemi logistici del Mister le strade si divideranno. Mentre per quanto riguarda il mercato giocatori, ancora tutto in fieri, bisogna vedere come andranno le cose, c'è la volontà di rinforzare la squadra per fare un campionato diverso, di alta classifica o quantomeno di medio-alta classifica, vediamo quello che accadrà l'anno prossimo. Sul versante invece Serie C2, purtroppo è finita l'avventura della Gymnastics Studio Fondi che nelle Final Four dei playoff è stata sconfitta in semifinale dal Futsal Ostia, una gara praticamente a senso unico, visto che il Futsal Ostia ha battuto 4-0 la squadra di Massimiliano Palluzzi. Un peccato perché i gialloblu del presidente Biasilo per il secondo anno sono arrivati alle Final Four per giocarsi l'accesso in Serie C1, ma non ce l'hanno fatta. L'anno scorso terzo posto nella regular season, quest'anno secondo posto nel campionato e nella lotteria dei playoff, anche stavolta è andata male. Un peccato per una squadra che deve però recriminare con se stessa, soprattutto per il pessimo girone di andata, visto poi il bellissimo girone di ritorno che l'ha proiettata addirittura al secondo posto. Certo, con un girone d'andata all'altezza di quello che poi è stato quello di ritorno, il campionato sarebbe sicuramente finito diversamente e non avrebbe vinto la squadra della Mirafin, bensì la Gymnastics Studio, che quindi ha un po' di rammarica in questo senso, ma può rifarsi l'anno prossimo. Anche qui bisognerà vedere l'anno prossimo quale sarà la guida tecnica dei gialloblu. Niente ci vieta di pensare che sia ancora Massimiliano Palluzzi, reduce da due ottimi campionati, il mister Pontino di Latina, ma tutto si saprà nelle prossime settimane quando ci sarà l'incontro con la dirigenza fondana. Per il momento con la Serie C1 e la Serie C2 è tutto, il punto è quello che ci siamo detti, si attendono notizie e sviluppi nelle prossime settimane. Questa è la panoramica offerta da Carmine Napolitano e dagli amici della redazione del Sud Pontino. Approfondiamo il discorso con Daniele. A proposito di Serie C2, siamo ormai giunti al clou della stagione, Daniele. Beh, l'ultimo atto c'è stato praticamente sabato, campo neutro, la Gymnastics che praticamente ha rimediato questa sconfitta piuttosto sonora, un 4-0 che non ammette praticamente scusanti, si sa che quando ci sono queste sconfitte così ti danno poi poche possibilità per replicare. E peccato perché per il secondo anno non abbiamo una squadra del nostro comprensorio in un appendice molto importante come quella della finale, dove c'è sempre la possibilità di un
Ottimo piazzamento di classifica, si sa benissimo i ripescaggi come sono messi. Non ci attendevamo questa battuta d'arresto della Gymnastic Studio, e quindi tutto da rifare, quindi in asse di partenza, almeno per quanto riguarda la prossima stagione, sicuramente la Gymnastic Studio, che abbandona quindi questo torneo post campionato e quindi cala il sipario almeno per il comprensorio pontino, quindi già sapevamo che da tempo la Mirafin aveva tagliato il traguardo della promozione. E Scauri estromessa al primo turno, Gymnastic nell'ultimo, praticamente nell'ultimo passaggio, è quello della semifinale di sabato, quindi la retrocessione dell'Atletico Gaeta della Pontina Futsal, almeno quindi per il momento perdiamo due formazioni nel comprensorio pontino, ma attendiamo quello che avverrà poi quest'estate con gli eventuali ripescaggi, quindi vacanza poste, se avranno queste due formazioni la possibilità, questi due sodalizi, di partire dal campionato di Serie C2, o di Serie C2, scusate, oppure dovranno ripartire dal comitato provinciale. Per il momento facciamo comunque gli in bocca al lupo a queste formazioni che si sono ben comportate con questa, diciamo anche per loro, lunga stagione, e aspettiamo insomma quello che avverrà per quanto riguarda la prossima estate. Intanto ci sarà ancora tanto da lavorare, non più per quanto riguarda la parte regionale, ma bensì nel campionato provinciale. Benissimo, dunque vedremo cosa ci riserverà l'estate, quali responsi giungeranno proprio dalla stagione estiva, dagli sviluppi che attendiamo riguardanti questo campionato e non solo. Prima di dedicarci alla Serie D, volevo aprire una parentesi con la Serie A2, è stato scelto il nuovo tecnico, insomma la Rapido Latina sta lavorando per gettare le basi della nuova stagione, si profila una sorta di rivoluzione nell'organico a disposizione del nuovo mister Giampaolo. Io volevo sentire anche il parere di una tifosa, sarà un Latina molto cambiato, Tiziana. Ma staremo a vedere, insomma, io mi limito sempre a fare dei grossi in bocca al lupo, perché diciamo che insomma ci hanno abituato a delle ottime vittorie, siamo saliti l'anno scorso, quest'anno si sono comportati benissimo, insomma io da tifosa, neotifosa di questa squadra, spero sempre per il meglio, insomma sono però convinta che insomma, ce la si può fare. Ce la si può fare. Daniele, secondo te sarà rivoluzione o no? Beh, qualche cambiamento c'è, tra le righe cominciamo anche ad appurare qualche cosa, anche se poi più di tanto sappiamo che non è che possiamo poi fare nomi. Certo, la cosa importante, io gradirei che insomma questo Latina tornasse ad essere una squadra che ha fatto innamorare la città, soprattutto nei momenti insomma importanti, la città ha risposto, è stata accanto alla squadra, e questa già è una cosa, un buon risultato. E speriamo che non ci sia una grande mobilitazione, però qualora dovesse esserci, non è che stiamo lì insomma diciamo ma perché, per come, perché ormai siamo abituati, si sa che non sempre le stagioni sono uguali, i tecnici ragionano nella stessa maniera. Si sa che fino almeno c'è un periodo sempre da rispettare, che è quello dei tesseramenti, quindi fare nomi un po', diciamo, sempre un po' È rischioso. azzardato, è È azzardato. azzardato, però. Secondo te, Daniele, insomma, mi sembra di intuire che propendi più per la continuità. Ti augureresti di trovare un gruppo simile prossimo anno? Qualcosa di continuità, sì, sarebbe una cosa bella, e soprattutto per alcuni nomi. Si sa che noi siamo stati quest'anno con Lara e Stazzone, che ci hanno raggiunto, sono stati dei pilastri molto importanti per questa formazione, ma ricordiamo anche che era comunque un campionato difficile. Latina erano a due, pagava sempre questo scotto di tornare dopo quella disgraziata, sfortunata stagione, che praticamente la vide per una sola stagione, e poi praticamente tornare nel campionato cadetto, quello di Serie B. Quest'anno fortunatamente non è stato così, anzi ha sfiorato anche posizioni migliori. Certo, l'avversario
forse non era quello dei più indicati, però come spesso ci hanno abituato anche i giocatori, addetti proprio ai lavori, presidente, lo stesso presidente della Stazza l'aveva ripetuto. Certo, se noi avessimo potuto incontrare il Loreto o addirittura l'Augusta, le cose potevano cambiare, però il senno di poi, insomma, il Napoli secondo me è stato un ottimo banco di prova e secondo me ha insegnato tantissimo a questo gruppo. Difficile, no? Come banco di prove. Assolutamente sì. Tra l'altro il buon Daniele ha citato alcuni dei tantissimi ospiti che hanno caratterizzato questa stagione 2012-2013 per quanto riguarda Mondo Futsal. A tal proposito, visto che ne abbiamo visti veramente di numerosi nei nostri studi, Tiziana, qual è quello che ti ha colpito di più, che il è venuto mio a farci compagnia? Ma io non posso fare a meno di nominare il buon Cristiano Marteddu, che devo dire che di gaffe ne ho fatte, ma in particolar modo nei suoi confronti quest'anno non mi sono limitata, quindi oltre a tante scuse non posso fare altri nomi che il suo, insomma. Quindi ecco. Marteddu è il suo, sì, il suo Sizio. Assolutamente. Che tra l'altro ha un conto in sospeso con noi. Sì, glielo ricordiamo. Poi avremo modo di tornarci su questo argomento. Tu invece un ospite da evidenziare, Daniele? Beh, sono stati diversi, hanno avuto anche diverse apparizioni, per cui lo sappiamo. Forse un po' questi ragazzi sudamericani sono stati un po' particolari, perché si sa, dietro le quinte sono quelli che mostrano un po', sempre un po' di titubanza, non sanno poi, perché credono di non comportarsi magari correttamente, perché non sono abituati a stare davanti, certo, proprio a palcoscenici del genere, certo, anche se poi magari nei dopogara si sa, le telecamere, tra telecamere, i microfoni, i giornalisti, quindi li tempestano di domande, certo, però stare dietro davanti a una macchina, a una telecamera, le cose sono diverse. Eh sì, mette sempre un po' di soggezione quella camera, insomma. Diciamo tra l'altro di sì. Tutte le notizie su questi protagonisti e su tanti altri continuerete ad averle attraverso i nostri canali, vero Tiziana? mondofutsal.net, youtube.com/mondofutsaltv, non ci stancheremo mai di dirlo, perché dovete venire a trovarci. E tra l'altro attraverso questi canali, nonché gli spazi informativi della nostra emittente, vi terremo aggiornati su quello che sarà il grande appuntamento del Mondo Futsal Day. Anche quest'anno si riservano grandiose sorprese con una location assolutamente da ricordare, ma andiamo con ordine. Intanto voltiamo pagina e parliamo del campionato di Serie D, Girone A, i risultati dell'ultima giornata. Tiziana. Sì. Atletica Rocca Massima, Parrocchia San Giuseppe 11-3, Calcio Sezze, Lele Nettuno 7-2, Città di Anzio, Atletico Bensizza 3-11, Oratorio, PR 2000 Aprilia 9-5, Dilettanti Falasca, Indomita Anzio 5-4, Eagles Aprilia, Real Podgora 5-3, Flora 92, Latina Scalo Cimil 5-10 e Polisportiva Stella, Real Latina 6-7. Daniele, cosa evidenziare di questi risultati? Sicuramente la griglia del che consentirà alle formazioni di partecipare alla Coppa Provincia di Latina. Tra questi risultati sicuramente non tanto per il risultato in se stesso, ma quanto quello che ha dato a questa formazione. Stiamo parlando dell'Atletico Rocca Massima, perché proprio al photo finish si va a piazzare nella posizione più importante, che era la quinta. Questo perché, allora, Calcio Sezze, lo sappiamo benissimo, è il campione di questo raggruppamento, tra l'altro poi ne parleremo in seguito, e proprio nei prossimi giorni affronterà l'altra formazione del Girone B per contendersi il titolo di campione provinciale. L'Eagles Aprilia vince e scavalca il Lele Nettuno e va quindi ad occupare la seconda posizione. Sono importanti queste posizioni proprio perché si vanno poi ad affrontare ad incrocio quelle dell'altro raggruppamento. Il Lele Nettuno, perdendo quindi a Sezze, perde la seconda posizione, addirittura scivola in terza posizione, anche se qui, come potete vedere dalla grafica, c'è un ex aequo. Molti direbbero Latina Scalo addirittura è terza, no? Sì, è terza, ma in virtù degli scontri diretti praticamente è addirittura quarta.
perché ha i peggiori scontri diretti nei confronti proprio dell'Ele Nettuno. Per ultimo, quindi dicevamo l'Atletico Rocca Massima che va a chiudere in compagnia della città di Latina, ma anche qui sono molto favorevoli gli scontri diretti, quindi premiata l'Atletico Rocca Massima e stromessa invece dalla manifestazione il Città di Latina Oratorio. Questi sono i piazzamenti. Per quanto riguarda le altre, lo sappiamo benissimo, possiamo notare l'ottima chiusura di campionato dell'Atletico Bainzizza, un po' deludente, ma gli ultimi risultati stagionali per la Real Podegora purtroppo non consentono alla formazione di Davide Pagassoni di poter continuare nell'esperienza di questa stagione. Per completare il discorso sul girone A, diciamo, approfondiamo ulteriormente il capitolo Sezze, insomma una marcia inarrestabile quella dei Lepini fino all'ultimo, insomma una squadra che ha regalato grosse soddisfazioni e grappoli di gol. Beh, grosse soddisfazioni. Noi sapevamo, questo era un gruppo che l'anno scorso aveva un'altra denominazione, che era il Roccasecca De Volsci, e tra l'altro poi lo sappiamo benissimo perché arrivò proprio lontano nella stagione, andando a disputare la finale proprio con la Sisse Impianti, poi tra l'altro perdendola. E quest'anno ha cambiato denominazione, passando praticamente a Calcio Sezze, e tra l'altro rinforzando quel gruppo ben consolidato, l'arrivo dei vari Marconi, di Giorgio, quindi hanno consentito a questa squadra di alzare ancora di più la loro caratura, quindi essere praticamente il blasone di questo raggruppamento. Lo sapevamo tutti che era una squadra che, nonostante ci fossero state delle giornate in cui ha avuto dei cali, giustamente anche perché il campionato, ricordiamo, Certo, è lunghissimo. lunghissimo, 15 giornate per girone, quindi 15-15-30 giornate sono state veramente, veramente tante. Sapevamo, come qualcuno diceva, il Calcio Sezze ha mollato la presa. In realtà non è che aveva mollato la presa, giustamente tirava un po' il fiato, anche perché questo era un organico molto molto piccolo, stretto, quindi a disposizione di Marco Spagnoletto c'erano pochissime persone. Però, nonostante tutto, la squadra non aveva, erano soltanto dei cali, un po' di allentamento proprio per riprendere fiato. Ma in realtà, quando una squadra come questa, diceva, l'ha dimostrato anche sabato, primo tempo 1-0, il risultato, si è chiuso il primo tempo, nel secondo tempo basta andare a vedere un 7-2, quindi la squadra, quando decideva di giocare, non ce n'era per nessuno, quindi a giocatori che hanno esperienza ormai decennale in questo raggruppamento, figuriamoci, non si sono mai messi paura né in campionati regionali, figuriamoci se avevano la possibilità, o meglio, davano la possibilità ad altre avversarie di dire la loro, fare la voce grossa. Secondo te questa esperienza può influire, diciamo, nella parte negativa per il futuro? Una squadra composta da marpioni di categoria può far bene anche in C2? Ma io credo di sì, perché credo che basterebbe fare quei piccoli accorgimenti, quindi soprattutto rinforzare una squadra, e io parlo a rinforzo perché stiamo parlando di 7-8 elementi, quindi tirare per una stagione, continuare a tirare per una stagione può diventare veramente penalizzante. Io credo che l'arrivo di, senza esagerare, almeno quelle 4-5 pedine ti danno la possibilità di gestire un gruppo e fare una rotazione migliore, anche perché i ritmi nella Serie C2 possono essere maggiori, ma come quest'anno possono essere inferiori, perché per esempio quest'anno, lo sappiamo tutti, il campionato della Serie C2 non è stato un grande campionato, però sicuramente qualche cosa in più ci sarà da fare, e quindi dare la possibilità al tecnico di avere più chance di cambio e quindi Certo, di riprese. serve un po' più di gente a disposizione, insomma. Perfetto, Certo. io direi di chiudere qui il discorso Girone A Sì, e e non solo. non Chiudiamo anche la solo. prima parte, che Direi dici, proprio Luciana? di sì, ma ci fermiamo per pochissimo. Poi pubblicità, torniamo Torniamo subito. subito.